A 15 anni andai giù al mare e andai fuori per una ragazza. Un suo ex mi guardò male e fece a pugni come Rocky in piazza. Un passante ci riprese con la voce, non con la webcam. E solo io so quante ne ho prese, ma tutto questo era un calcio. Non era un gioco comunicare, prima che Nokia fosse un super trend. Andavo in centro per chiamare da una cabina come Superman. Per me Milano era come New York, sui sedili arancioni di un tram. Ci torno adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un calcio. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì. La stessa gente di in tasca niente, però era meglio di un film. Mike Tyson, Loud e James Hunt, Stallone al Hogan Van Damme. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un calcio. Era di moda andare a ballare, all'acqua fanno il cocorico. Musica alta in ogni locale, poche parole come Robocop. Il 50 top e le pennate, giovani folli come Peter Pan. Ci penso spesso e mi accorgo adesso che tutto questo era un calcio. Certe pellicole da panico, Carlito il finale drammatico, DiCaprio morto nell'Atlantico, Tony Montana col Kalashnikov. Milioni spesi dentro un fungiball, ci sono i baracconi in città. E forse non ho avuto tutto ciò che ho chiesto, ma tutto il resto era un calcio. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì. La stessa gente di in tasca niente, però era meglio di un film. Lupin, MacGyver, Batman, Street Fighter, Tekken, Pac-Man. Mi guardo adesso, rimpiango e penso che tutto questo era un calcio. Sconosciute senza paparazzi, quando ancora a Milano giravo in scooter. Rispetto ai macchinoni maxi ho sempre preferito il taxi. Non ce lo vedo De Niro che fa il driver per Uber. I Superman moderni stanno sul computer, zero criptonite. Oggi è la vita vera che li uccide. La concorrenza del rap non è più mite, ce n'è sempre uno pronto a farti il culo come l'uomo tigre. Se pensa come girava il mondo 20 anni fa, che per giocare ai videogame doveva andare al bar. La solitudine accompagna anche le superstar, finisce che parli con l'auto come supercar. Andavo da Blockbuster, i film di serie A, i Ghostbuster, lo squalo, Jurassic Park. Mi sentivo in paradiso, in quel Luna Park. Oggi è chiuso, tempo scaduto, niente più caldo. Andava sempre così, dal lunedì al venerdì. La stessa gente di in tasca niente, però è